Amici sportivi appassionati di grandi salite, ben ritrovati. Siamo a Forlì, Piazza Saffi. A mio fianco un personaggio noto, già visto, nostro amico, lo possiamo dire, certo. Anche perché sei un ciclista. Vice sindaco di questa splendida città, Daniele Mezzacapo. Ciao Daniele, ciao, ben ritrovato. Padre. E poi insomma mi fa piacere. Benvenuto a Forlì. Grazie mille, mi fa piacere vederti vestito come me. E questo insomma per spiegare al nostro pubblico che sarai il mio compagno inseparabile in questo itinerario che insomma ci farà sudare. Oggi è una bellissima giornata, non vedo l'ora di partire. Ci aspetta qualcosa di davvero bello, impegnativo, ma vedrai che ci soddisferà. Alla grande. Scendo da Forlì per arrivare alla nostra prima salita che sarà la Rocca delle Camminate, che poi ci condurrà a Predappio. Insomma, ne parliamo strada facendo. Ci sono questi 5 km che dobbiamo scaldare i muscoli. Sono 5 km abbastanza impegnativi. Si fanno abbastanza bene, ma comunque sia ci vuole già un buon allenamento per farli. Tra pochi metri passeremo da un altro luogo simbolo di Forlì, che è Piazzale della Vittoria, con il suo totem. È un monumento importantissimo degli anni 30 e 40, è un monumento per l'appunto dedicato ai caduti delle guerre. Rocca delle Camminate, prima salita. 7 km di salita, non impegnativa. La parte difficile è proprio questa, la prima. Pendenze che spesso si aggirano sull'8%. La più difficile la troveremo in un primo tratto iniziale, ovvero questo, e nell'ultimo tratto, proprio all'interno dell'ultimo chilometro, e lì si toccherà il 12%. Picchiata, discesa su Predappio, andiamo a vedere poi bene dopo. Da Predappio, Valle del Rabbi, 26 km di vallata che ci condurranno fino a Primi il Cuore. A Primi il Cuore vedremo uno spettacolo incredibile, perché è all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, nominato ultimamente Patrimonio dell'UNESCO. Queste salite vengono poi percorse dai professionisti che fanno il Giro d'Italia, quindi comunque sia sono salite che danno delle emozioni. Salite non solo percorse dal Giro d'Italia, percorse da tante gare, dal Giro d'Italia degli Under 23, dalla settimana Coupe Bartali, dalle gare giovanili, insomma, qua da queste parti il ciclismo è di casa. E fin qua ci siamo arrivati e qua abbiamo appuntamento con Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie intanto per averci raggiunto. Tu sei assessore allo sport e al turismo del comune di Predappio. Vi do il benvenuto nella mia terra. Sì, questa diciamo la Rocca delle Camminate. È per noi predappiesi una salita storica, una salita che tutti ce la sentiamo nel cuore. Evoca ricordi che vanno dalla cronoscalata in bicicletta, che vanno alla cronoscalata a piedi, ma anche della famosissima gara automobilistica che quest'anno si riproporrà a giugno. Il nostro itinerario prosegue e come se prosegue. Andiamo. Sosta! Ne vale la pena, eh? Lorenzo, qui tu fai gli onori di casa. Siamo giunti nella tua Predappio. Abbiamo fatto un pochino anche di scuola di discesa, perché insomma con questi tornanti gustosi si impara anche a guidare bene la bicicletta. Siamo nel cuore pulsante di Predappio. Praticamente questa piazza rappresenta i cinque poteri: la chiesa, il comune, il palazzo del fascio e la sede dei carabinieri, che sono i tre poteri: legislativo, giudiziario, esecutivo, e poi c'è il palazzo della sanità. Questo è il nostro fulcro, diciamo, di Predappio, una gran bella piazza con un duomo molto imponente per il paese che ha. Noi, Lorenzo, ti ringraziamo. Ciao a tutti, grazie mille e buon divertimento. Per noi, Daniele, è un po' la seconda ripartenza. Dai 133 metri di Predappio dobbiamo alzarci ancora un po', fino ai 460 di Primi il Cuore.
49 km circa percorsi dal centro di Forlì, nostra partenza, passando da Predappio, dalla Rocca delle Camminate, per giungere qua nel fulcro di Premi il Cuore. A darci il benvenuto, Daniele, è il sindaco proprio di Premi il Cuore, Ursula Valmori. Benvenuto Patrick, benvenuto Daniele. Premi il Cuore è un antico borgo medievale nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È una meta ideale per gli amanti della natura, per gli amanti del trekking a piedi, del cavallo, della mountain bike. Si possono fare un sacco di cose. Qui si villeggia bene, sì. Si sta bene. Noi ci dirigiamo verso il Passo Valbura, quindi sì. Da qui è la nostra ultima, diciamo così, sede di partenza, Daniele, per affrontare questa salita. È difficile, ci dobbiamo preparare al peggio? È abbastanza difficile, direi. Buona pedalata! Abbiamo imboccato questa ultima ascesa finale, quest'ultima salita, Passo Valbura. 4,5 km. Non è un chilometraggio impossibile, ma è una salita che, soprattutto posizionata alla fine del nostro giro, si farà sentire. Pendenza media dell'8%, quindi già qui capite che non è assolutamente da sottovalutare. Pendenza massima del 12-13, la stiamo affrontando proprio adesso. Sì, questo 12% incomincia a farsi sentire, soprattutto nelle gambe. Però dai, arriveremo su. Daniele, siamo giunti in cima a questa Valbura. Il nostro itinerario per oggi è finito, ce lo siamo guadagnati fino in fondo, fino all'ultima pedalata. Salita che da Premi il Cuore fino a qui è stata impegnativa, credetemi, oltre 400 metri di dislivello con pendenze molto molto spesso in doppia cifra. Piacere mio. Grazie. A presto Patrick. Per ora è davvero tutto, da qui, dal Passo Valbura, dal cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Il nostro appuntamento è per il prossimo episodio di Salite da Incubo. Benvenuti in Romagna.